Salve, questo è un nuovo video e lo vorrei dedicare all'arena. L'arena, a me piacciono un sacco le arene, non sono capace a farle, ve lo dico proprio così in premessa, quindi se vi aspettate di vedere un gameplay di un'arena di quelle pro che alla grande rimanete, ma non è quello il video. Però mi piacciono molto e ritengo che siano anche un sacco utili per skillare o comunque migliorare in Hearthstone. In Hearthstone. E quindi niente, io direi di cominciare senza fare tanti discorsi e provare a costruirci il mazzo. Voglio mettere anche questa parte perché il 50% del lavoro è la costruzione del mazzo. Poi va, che saputo giocare, ma è fondamentale. Allora, tre eroi, e ci sono capitati questi. Io andrò sul cacciatore. E partiamo subito. Cerchiamo di fare una curva di mana abbastanza equilibrata, quindi costo carte, non tutte a costo 6, non tutte a costo 1, ma creare una curva che sia decente. Prenderei già il lanciatore di coltelli, così. Questo qua può far comodo in early game. Prendiamo questa, infatti. Ok, questo non è male per pescare. E questo sarebbe anche forte. Il problema è che ci servono elementali e bisogna vedere se ne prenderemo qualcuno. Questo non è male e opterò per questo. Difensore pietra salda. Difensore pietra salda. Sì. Oh, un Murloc. L'arma, cavolo, queste sono tutte e tre molto buone. Però andrei quasi sul Murloc, visto che ne abbiamo un altro. Anche questo è forte, però dai, proviamo. Secondo sparo, direi prendercelo. Questo non è male. Qui vabbè c'è poco da ragionare in realtà, l'alto crine è fantastico, un po' di lag mi hanno detto, poi il campione di bloccamento, anche questo si prende, tecnocontrollore, poi io lo adoro quella carta lì, quindi prendiamo questo, epiche. Mamma mia, per ora non è che ci convenga molto prendere questo in realtà. Però ci fa pescare. Anche questa. Gatto lo prendiamo. In realtà questa non è male perché se riusciamo a fare un minimo di board ci ritorna in mano un sacco di roba. Qua. Mamma mia, che mazzo di... Qui c'è un altro Murloc. Però questo è forte. Però prendiamo questo. E questo non è male. È un mazzo. Se vinciamo subito bene, se no è abbastanza merda. Comunque, spero non vi offendiate, ma io ho delle pizzette qui da mangiare e me le mangerò. Ti batterò con onore. Trema di fronte alla potenza degli elfi. Ok, direi di farlo così. Ok,
ragazzo cacciatore con i Murloc. Ti hai mai visto, penso. Rapporto. Qua ovviamente non conveniva giocarcelo perché abbiamo un servitore solo, quindi. Ogni colpo, un morto. A rapporto. Il nostro obiettivo è cercare di buttare giù prima che si gonfi troppo, perché c'è una contrazione. Oh. È ora di pagare. Questa è brutta. L'alternativa era usare questo e sbattercene uno solo, però in questo modo ci siamo un attimino rifatti la mano. Che inizia a giocare questi missili diventa complicato. Non fare così. Non fare così. Morta di nuovo. Ehi, al volo. Ovviamente vi invito a mettere sotto al video tutti i misplay che sto facendo, che è molto probabile che ne stia facendo. No. Ora noi ci conviene trattare lui su di lui. Quello sicuramente. Questo andrebbe anche levato di lì, però. Fare così,
calendari face come se non ci fosse un domani. Ok. Giustizia. Devo agire. Fuori dalla mia giù. Quello potrebbe darci noia. Io ti proteggo. Eh sì, dobbiamo fare così. Perché si fa così? Mettiamo un po' di pressione. Ma se c'era lui il tecnocontrollore ci frega. Ok. A rapporto. La vittoria è tua. Buona la prima. Alleria contro Uther. Ti batterò con un trema di fronte alla potenza degli elfi. Qui forse il morso atroce, ma via tutto. Speriamo bene, perché qui partì bene all'inizio, è fondamentale. No, 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 pam. Dai, un drop a uno. Madonna. Io credo nel cuore delle carte e spero nel quello che dà più uno più uno. Dobbiamo fare danni all'inizio, è una mossa terribile fare questa cosa, però non possiamo neanche rimanere con le carte in mano e non far niente. Siamo già bloccati. Ce lo leva subito. A rapporto. Un'invenzione grandiosa. Sono magnifico. Vediamo se riusciamo a guadagnare un po' di tempo. No. No. Decisamente. Siamo già abbastanza a pecora, proprio così. Però io farò così. Farò così. Non lo so se è la mossa giusta. Forse conveniva usare lui e pescare. Così perlomeno dopo ci tradava sopra. Gli inconvenienti capitano, sai. Ah. Sì, piano i servitori. Dur
sulla croce vi c'era le bombe ora. Fuori dalla mia! È ora di pagare. Io me la spingo! Ah, cosa? Davvero? Siamo abbastanza del gatto. Unisciti o muori, o entrambi. Devo agire. Nel nome della luce. Mamma mia. Ok. Va bene, scusa. No. Dovrebbe quasi lasciarlo. Io ci provo, ragazzi. Tanto è persa. Bella giocata. Sono 18 danni in tavola. Dai che ne giochi un altro. A rapporto. Mamma mia. E ciao al mio amichetto. Bella giornata. Fare così. Poi siamo comunque fregati perché. Attivazione del dislocatore no. Mentale TC130. Sì, sì, oddio. Oddio che culo. Che culo. Che culo terrificante. E a questo punto. Cura di 18, 10, 12. Per il mio così. Prossimo trucco. Vediamo se riusciamo a sopravvivere. Mamma mia, che culo. È pensata però, diciamo così, insomma, l'avevo calcolato, poi mi è andata molto bene, ma da missili che c'ha. Guarda, questa parte che l'ha creata, madonna. Vabbè, qui chiaramente ci tira tutto. Qua si fa così. Siamo rientrati un goccino in partita, ma siamo comunque indietro rispetto all'avversario. Fuori dalla piaggio! Il sangue scorra! Tipo questa, madonna, questa. Ma
Mamma mia, qui ragazzi è dura. Questa non è Radaluna. Mettiti questa mela in testa. Io no, bro. Grazie. È abbastanza chiusa perché quelli non ci rileverò mai. Non ci rileverò. Come faccio a levarceli? Ci proviamo, chiaramente. Questo è abbastanza ovvio. Però... Al rapporto. No, direi che è abbastanza chiusa. Via, boh. Peccato, peccato. Io leverei questi. Spero nel Murloc all'inizio. E spero male, ok. Riuscirò a farlo triggerare con quell'altro. Spero. Il granchio da qualche parte. Guardate, guardate. Beh. Ok. Questo ci muore in ogni caso. Quindi direi di fare così. Quella bestia, certo. Questo veramente, cioè, non lo giocherò mai. Come dovrebbe essere giocato. Pronto, signore. C'è una rosia. Attenzione! Una bella pecora, che
sarebbe un po' pesa questa. Dai che non ce l'hai. Togli tante carte qua. No, c'ho quello. Mio, tutto mio! Potremmo fare anche così. Parte che col potere lo vai, però perlomeno non devi un po' sprecare. No, non lo fa col potere eroe. No, meglio per noi. Meglio per noi. Non so se riesce a rimuoverci la board, forse c'ha un nuovo fuoco. No, c'ha il dragone. Comunque. Oioia. Boia. Questa è pesa. Qui in realtà c'è poco da fare. Questo ce la vedo la provocazione. Ora, se fosse stato il segreto quello che copia i servitori, l'avrebbe già giocato, però siamo già al secondo, quindi è molto probabile che lo sia. Potrebbe essere anche blocco di ghiaccio. Certo è che sembra copia. Posso fare solo così. Andare a colpire uno dei due non so quanto mi convenisse. C'è da dire che una palla di fuoco o qualcosa ce la dovrà pure avere. Ok, cercare di buttare i minion il più possibile per farlo tradare e non farci attaccare in faccia, anche se comunque anche se un blocco di ghiaccio ha un turno aggiuntivo praticamente. Qui la cosa si fa, infatti viene face. Qui conviene fare così. E ora se c'ha un'altra OE, speriamo di no, però ci farebbe molto male. Sì. Posso accenderti in falò? Posso accenderti in falò? E vabbè. E vabbè. Fare ben poco in realtà.
se non ci arriva qualcosa siamo fregati. Da fare, niente da fare, giocare questa ora per carità al blocco di ghiaccio, però al blocco di ghiaccio andrebbe visto se va al blocco di ghiaccio. Nel nome della luce, peccato. Signori, come prima arena direi che andiamo alla grande. Un ladro, il che potrebbe voler dire molto bene o molto male, perché la ritengo una delle classi più difficili da giocare in arena. Ma di fronte alla potenza degli elfi. Teniamoci, no? Oh. Mettiti questa mela. Andiamo subito. Si ci leva proprio tempo 3 secondi. Facciamo usare subito gli spari, così perlomeno siamo a posto. Un dannino. Un dannino. Noi dobbiamo sperare, via. Oh, se ne è accorto. Signori, serve un po' di quella materia che possediamo ognuno di noi. Forza, forza. Grandissimo. Potrei giocare anche lui in realtà, per fare un po' di board. Potrei giocare anche lui. Sì, però anche lui. Cerchiamo di essere un pochino più aggressivi. Là, giusto giusto per il ventaglio. Me le gufo anch'io, certo, me le gufo un po'. No, 4. Ok. Ok, si gioca lui. E si continua ad andare face. Ok. Un po' di danni se li ha presi, eh. Credo che lo ignoreremo totalmente, perché lui comunque ha 15, quindi in realtà non è che mi interessi particolarmente. Questo ci interessa un pochino di più. Ok, ce le fa lui. Sì, farò così. Fuori
alla mia... Vediamo un po' se riesce a arginare. Vuoi far saltare in aria qualcosa? Madonna. Mi stai prendendo in giro, vero? Alla faccia. Alla faccia. E facciamo così, ci mettiamo un pochino in difesa e poi lo attacchiamo. Se non ho quasi particolari, questa dovrebbe essere chiusa. Signori, due vittorie e due sconfitte. Direi di interrompere qua per il momento e di proseguire alla prossima per vedere come va a finire. Come andrà a finire? È tutto da vedere, signori. Tutto da vedere. Portatemi fortuna, lasciate un like se vi è piaciuto il video e se vi piace questa modalità. A me l'arena piace un sacco e potete voi darmi dei consigli per migliorare e allo stesso tempo anch'io magari posso, con qualche giocata per sbaglio, esservi utili insomma per le vostre giocate. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao.